Secondo il Novara, gli impianti erano stati tanti, con la Carrarese sono ancora di più e pesanti, con l'Arezzo rimontato ancora nel recupero. Una gara che gli Amaranto hanno ancora una volta ben giocato, lasciando poche occasioni agli avversari. Vantaggio nel primo tempo con uno straordinario gol di Basit, ci aveva poi pensato per la Carrarese ancora Tavano a riaggiustare le cose dopo un rimpallo tra Foglia e Valente. Poi nella ripresa Brunori concede un altro assist a Persano, che di sinistro trova il 2-1 e il terzo gol in campionato. Si corre verso il 90esimo senza troppi patemi, poi su una palla persa in uscita da Pelagatti l'Arezzo si fa bucare sulla destra da Piscopo, che entrato dalla panchina trova il 2-2. L'ex Borra nega Foglia il gran gol dalla distanza. L'Arezzo perde 4 punti in due partite e forse anche Cutolo, entrato ed uscito nel giro di pochi minuti per un risentimento nella stessa zona dove già si era infortunato. La seconda vittoria mandata in fumo nel recupero ad Alcanto non va proprio giù. È stato che non abbiamo avuto voglia di portare a casa la partita. Squadra è una partita morta, finita. Non possiamo mai rimettere in piedi una gara che non c'ha più un verso, come lo è stata quella di Novara, perché al di là, come ho detto dentro, al di là delle cavolate che avevo detto a fine della partita, dove il Novara ha fatto meglio il primo tempo e noi il secondo, che sono tutte cavolate, perché invece noi abbiamo fatto una buona gara, può balzare all'occhio che non ho avuto tante palle gol a Novara, però i ragazzi hanno fatto una grande prestazione, e quando uno fa queste partite qua, o come quella di oggi, deve portare a casa il risultato, non c'è un altro verso. C'è una spiegazione per questo che dice mister? C'è spiegazione che dobbiamo crescere in personalità, non sull'affrontare le partite, perché hanno fatto una grande partita di nuovo i ragazzi, ma sotto questo profilo qua io non so più nemmeno che dirgli, nel senso che oggi io sono sicuro al 100% che qualsiasi partita noi andiamo a fare non la sbagliamo. La possiamo perdere, che è diverso, ma non la sbagliamo, perché i ragazzi hanno un'applicazione, una ferocia nel fare il loro lavoro, uniche. Vi dico la verità, in 10 anni che alleno non ho mai allenato una squadra con queste caratteristiche qua. Detto questo, queste sono partite che dobbiamo vincere, non c'è verso. Anche perché i due gol presi, quello di Novara e quello di oggi, no? C'è stata una sommatoria di situazioni che appunto li rendevano gol evitabili. Ma io ho fatto il giocatore, ho fatto delle cavolate mostruose nella gestione delle gare. Io dico che a 5 minuti alla fine la partita finisce, tengo la palla dai lati, abbiamo pure qualche giocatore esperto, non c'ho soltanto ragazzini dentro. Invece una volta la palla viene rinviata in mezzo, una respinta, mezza palla la prendono loro. Vogliamo uscire dalla difesa e vogliamo provare uno scavino? No, perché sennò non vinco le partite. Poi sto qua a dirvi bene, no. No, perché secondo me dobbiamo fare qualcosetta di più se vogliamo stare nelle posizioni di classifica che abbiamo oggi. Se vogliamo fare un campionato anonimo, allora faremo una volta così, una volta così, una volta così, una volta così. E io non lo voglio fare. Anche perché l'Arezzo ha dimostrato con questi avversari di poterci stare in quelle posizioni. Ma infatti questo non lo dico, è una tirata d'orecchie ai giocatori solo dal punto di vista dell'importanza delle poste in palio. Sono partite che tra vincerle e non vincerle non è uguale. Da vincere 2-1 a Novara e vincere 2-1 oggi in casa con la Carrarese non è uguale che fare 2-2-2, non è uguale. Cutolo come sta, mister? Valutiamo domani. Ha avuto un risentimento più o meno sul punto della volta scorsa, senza palesare fastidi prima, perché sono 3 giorni che si allena col gruppo. Va così. Detto il presidente, spero che questi 2 pareggi al 90esimo non intacchino la condizione psicologica della squadra. È un timore che anche lei mi sta... Assolutamente no. Noi se abbiamo gli attributi dobbiamo girarla alla cova, no? Fare le femminucce e sederci su quello che è successo. Non sono così io. Abbiamo visto il primo tempo entrare in campo, cosa è successo? No, c'è stata una discussione con Corali, che è anche un amico, quindi non c'è problema, finisce subito.